Siamo insieme a Massimo Pancani, mister dei giovanissimi fasce B 2000 del Real Canavese. Intanto complimenti, perché questa settimana, sabato scorso vi siete qualificati direttamente ai regionali battendo meritatamente l'Ivrea. Tra l'altro un campionato che vi ha visti primi in classifica con 22 punti, 7 vittorie, un pareggio, 62 gol fatti, uno solo subito e ovviamente la miglior differenza reti della stagione. Insomma, avete fatto gli schiacciasassi l'anno scorso e vi siete ripetuti anche quest'anno. Sì, è vero, è stata più dura dell'anno scorso, perché quest'anno tanti giocatori sono andati via, le società, anche non le professionisti che ci hanno portato via dei giocatori, tipo l'Eureka, Lucento, ci hanno portato via dei giocatori, e non era facile ripetersi come l'anno scorso, perché tanti giocatori erano nuovi. Però ti devo dire che abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato bene, ho preso un buon preparatore atletico, abbiamo trovato lungo perché sono state 2 settimane, mattino e pomeriggio, e li abbiamo demoliti i ragazzi, pensavamo di non recuperarli più, invece i frutti sono venuti. Insomma, effettivamente i numeri lo dimostrano, è innegabile. Senti, ieri sera invece c'è stato il sorteggio per i regionali, anche qui leggo perché naturalmente non ricordo ovviamente a memoria. Rapid Torino. Esatto, avete il Parlamento, il Rapid Torino, Pertusa Biglieri, Calcio Evanson, Calcio Montaltese, Orione Vallette, Collegno Paradiso, Cinisia e la Scala. Insomma, una tua opinione su quello che vi aspetta? Ma noi, ti dico, non è che ci spaventa sto girone, perché noi, avendo bazzicato già il girone di Torino, le abbiamo incontrate tutte le squadre, non è che la Scares, Lucento, Gestar, e ce la siamo sempre giocata alla morte come il Real sa giocare, perciò non ho paura del regionale, perciò andrà bene così. Senti, una tua opinione sui ragazzi, l'hai già detto, però insomma mi sembra anche doveroso dare una tua opinione sui ragazzi, per come si sono comportati finora e come li vedi appunto in previsione di... Allora, i ragazzi si sono comportati bene, siamo andati a prendere dei ragazzi dalla Romanese, dal Sangrato, da delle società che non avevano futuro, e li abbiamo fatti crescere in una società dove loro hanno potuto esprimere quello che magari non potevano esprimere nelle loro società. Io non voglio dire che le società inferiori non lavorano bene, però sinceramente erano magari sprecati in quelle società, e qui hanno dimostrato il loro valore, che potevano valere, perché una Romanese che magari non esprimeva al massimo, qua alcuni ragazzi sono tornati a esprimere il loro livello. Comunque li vedo bene, non è che stiamo crescendo di nuovo come fosse l'anno scorso, né più né meno. Speriamo che non arrivino le solite società a pescare di nuovo, perché sembra che stiamo lavorando per gli altri, cioè mi dà un po' fastidio, io vorrei che rimanessero nella Real Canavese, cioè a meno che non ti arriva una Juventus, un Torino, e allora ti dico sì, vai pure, ma per andare nelle società stai ancora nella Real Canavese, non andare via, non abbandonare una società che ti può far crescere ancora di più. Senti, c'è qualcosa in particolare su cui lavorerai in vista dei regionali o continuerai il lavoro fatto finora? No, aumenterò gli allenamenti, sì, e aumenterò di nuovo, ci sarà di nuovo un'altra fase di preparazione, tra virgolette invernale, che non è ancora invernale, però aumenterò i carichi di lavoro negli allenamenti, Senti, un'ultima battuta, leggo ultimamente che chiamano il Real 2000 i Pancani Boys. Ti piace questa definizione? Sì, mi piace, ma un pochettino non l'ho neanche capita, però. Perché i Pancani Boys sarebbero i ragazzi di Pancani, è quello che i ragazzi di Pancani... Ma sì, sono contenti, mi piace, mi piace. Hanno esagerato un po' con lo Special One, perché mi sembra un po' esagerato per me, non è che basterebbe solo allenatore, ma neanche, poi hanno esagerato con lo Special One. Beh, diciamo che comunque al di là di tutto, e non perché siamo in casa, però innegabilmente i numeri dell'anno scorso, ribaditi anche quest'anno, insomma, Special One mi sembra che ci sta. No, va bene, accettiamo anche quello, va bene, dai. Bocca al lupo. Grazie, crepi.